Il Luzzara, falcidiato in modo pesantissimo nell'undici titolare da infortuni scolitiche, cerca oggi di riscattare le ultime due rocamboleste sconfitte e lo fa al cospetto di una delle squadre più in forma di questo campionato, la Riese. Il Luzzara di Mister Artoni, ferito e decimato ma tuttora terzo in classifica, a soli 3 punti dalla capolista, cercherà comunque in ogni modo di sbarrare il passo agli uomini di Mister Nazzani, in un derby che promette scintille davanti al pubblico delle grandi occasioni, asciepato nel glorioso catino del Walter Compagnoni vestito a festa. Sportivi, a voi tutti buon divertimento! Il Luzzara si schiera con un 4-4-1-1 con scappi in porta, Meneghinello, D'Oglio, Bartoli al davanti, Beghi, Benassi, Michelini, Bozzoni, Tommaso e fino dietro a Buzzi. La Riese si presenta con 3-4-1-2 con Oliva in porta, Sadic, Corri, Santini, Folloni, Occhebolo, Ovusu, Camarà, poi Camarà, Zogu, Carvisiglia. Solito grido di incitamento dei ragazzi di Mister Artoni. Tutto pronto ed inizia l'incontro. Buon inizio dei locali che si presentano davanti al portiere ospite con il 2001 Beghi, che però calcia debolmente. All'11esimo, prima grande occasione per il Luzzara, con azione personale di Bozzolini, spunto sulla sinistra e a rientrare, gran botta e palla di un soffio fuori. Al 19esimo, azione corale della Riese con palla che giunge a Zogu al limite dell'area. L'avanti si gira e calcia rete, ma la palla va a lato. Al 28esimo, palla sui piedi di Zogu, lancio sulla sinistra per Carvisiglia, troppo ridosso di scappi che in uscita fa sua la sfera. Al 33esimo, body check di due difensori più portiere ai danni di Fino, per il signor Rolli di Modena tutto regolare. Al 44esimo punizione di Coghi che si stampa sui piedi della barriera. Termina il primo tempo sul risultato di 0-0. Partita equilibrata svolta in maggior parte in centrocampo con continui lanci lunghi che poco precisi hanno sempre favorito le difese. Si parte per la ripresa. Al 49esimo, ennesimo cross dalla tre quarti per Occhebolo. Aldrovandi di mestiere protegge l'uscita di scappi. Al 71esimo, la palla arriva sui piedi di Zogo che la prosegue per Occhebolo. Entra in area ed esterno anticipa un paio di difensori mettendo la palla in rete a fil di palo e alle spalle di scappi. Pertanto Luzzara 0, Riese 1. All'80esimo, dopo uno scontro tra Fino e Camarà ed un ulteriore battibecco, Camarà colpiva il calciatore locale con una testata, secondo giallo ed espulsione. L'84esimo, contropiede della Riese con Zogu, quasi dal fondo mette palla al centro area, D'Oglio ci prova ad intervenire, fortunatamente non tocca e scappi fa sola palla, autorete scampata. Al 90esimo, D'Oglio imposta per Buzzi, palla invitante per Fino che perde il passo lasciandosi sfuggire una ghiotta occasione per pareggiare. Ultimo assalto del Luzzara con palla che parte a Meneghinello per l'area della Riese. Confusione di colpi di testa, alla fine Oliva fa sua la palla.
e dopo 6 minuti di recupero il signor Rolly mette fine all'incontro. Purtroppo l'agonismo è tanto e gli animi sono surriscaldati. Qualche frase di troppo senz'altro sarà partita, ma quanto è successo, nel bene e nel male, si è verificato sotto gli occhi della terna arbitrale. Buonasera a tutti, siamo con mister del Luzzara Artoni. Mister, terza sconfitta consecutiva per il Luzzara, ma oggi è ancora falcidiato da numerosissime assenze, erano fuori 6-7 titolari, 3 infortuni e squalifiche, ma si è visto un Luzzara, uno dei migliori Luzzara visti quest'anno. Nonostante la sconfitta c'è molto rammarico perché l'Arese ha segnato forse nell'unica mezza occasione che ha avuto, perché anche lì il gol non si è capito bene come è nato. Innanzitutto faccio complimenti ai miei ragazzi, me li tengo stretti perché anche oggi hanno dimostrato di che pasta sono. Eravamo veramente contati, delle essenze eravamo contati anche numericamente, hanno giocato 2-3 e oggi la squadra secondo me ha fatto una grande partita contro una squadra che era in serie positiva, noi abbiamo fatto la nostra partita, adesso è un momento in cui le cose evidentemente non ci stanno girando bene, perché questi non hanno fatto un tiro verso la porta e domenica abbiamo perso uguale, e quindi vuol dire che è un momento che a noi ci sta girando tutto storto. Qualcuno diceva che eravamo fortunati, ma va bene, noi stiamo zitti, non parliamo mai degli altri, portiamo a casa oggi e stasera non dormiremo, ma siamo alla prossima partita. La partita è stata giocata molto a centrocampo, il Luzzara ha fatto quello che doveva fare, è stata preparata benissimo, il Luzzara nonostante appunto le assenze ha aspettato l'Ariese che ha avuto spesso il possesso palla, ma tuttavia non ha avuto delle occasioni, che faceva un gran giro palla senza creare poi delle grandi occasioni. Nel Luzzara c'è il rammarico forse che si poteva sfruttare meglio qualche occasione in avanti che comunque è stata creata sia sullo 0-0, ma soprattutto anche quando perdevamo il Luzzara ha creato almeno 2-3 grosse occasioni da rete che non sono state realizzate. Quanto iniziano a pesare queste assenze? Io ti chiedo, mister, quanto iniziano a pesare, perché ok superare una partita, ok due, iniziano a diventare tante. Sì, hai ragione, cominciano a diventare tante, anche perché è dall'inizio dell'anno che tutte le domeniche non riusciamo mai ad esserci tutti, un po' per le squalifiche qua dobbiamo sicuramente migliorare, ci ha ripreso il nostro presidente venerdì, ha fatto bene, e un po' anche per la sfortuna e l'infortunio. Un possesso palla fatto nella loro metà campo, secondo me non conta assolutamente nulla, hanno fatto dei lanci lunghi dove noi eravamo preparati così, visto che di testa siamo forti, e poi non siamo riusciti, a ragione, a capitalizzare qualche ripartenza, abbiamo fatto qualche errore perché la possibilità per fare un eccetto. Domenica sempre qui a Luzzara arriva la Quarantolese che è invischiata nella lotta per non retrocedere. Inutile dire che a questo punto i 3 punti diventano importantissimi per tantissimi motivi, ma si spera soprattutto che rientri qualche assente. Sì, sono fondamentali i 3 punti, soprattutto per il morale, perché i ragazzi adesso sono molto abbattuti e hanno il morale a terra. Adesso cercheremo questa settimana di essere bravi a tirarli su di morale. Come hai detto te, dobbiamo assolutamente riprendere a vincere. Bene, noi ringraziamo mister Artoni e arrivederci ai prossimi appuntamenti sempre qui su Rosso Blu TV. Grazie. Grazie a te. Siamo col direttore sportivo del Luzzara, Marco Manini. Allora Marco, una partita, abbiamo appena sentito il mister Artoni, una partita stregata, un buon Luzzara che nonostante le assenze ha messo le corde all'Ariese ed è stato punito forse nell'unica occasione che, peraltro occasione non limpida, che ha concesso all'Ariese, che non dimentichiamolo, in piena lotta per il playoff.
Sì, avevamo preparato la partita in maniera, secondo me, molto buona. I ragazzi in campo oggi hanno applicato alla lettera quello che in settimana gli era stato chiesto. Addirittura credo che se c'è una squadra che ha avuto un'occasione in più, forse siamo stati noi. Pareggio sarebbe stato il risultato giustissimo. Abbiamo preso questo gol a 10 minuti dalla fine, un'azione non chiara che non ho capito bene come si sia sviluppata. Ho visto la palla che si è insaccata sul secondo palo. Questo è il calcio, come abbiamo fatto questa settimana, anche la prossima dobbiamo rimboccarci le maniche, non perderci d'animo e impostare la settimana per andare alla domenica che viene per cercare una vittoria. Quanto sei preoccupato, Marco, dopo 3 sconfitte consecutive che sono state comunque tutte e 3 abbastanza rocambolesche? Chiaro, sono tante 3 sconfitte consecutive, sono figlie di tante assenze, però ti chiedo, adesso la parte più difficile probabilmente è risollevare il morale a questi ragazzi che, nonostante anche oggi una prestazione gagliarda, restano a mani vuote. Sì, credo di sì, credo che l'aspetto morale sia l'aspetto più importante da recuperare in fretta, perché appunto, come ti dicevo, la prossima domenica abbiamo una partita importante in casa, una partita che dobbiamo cercare assolutamente di vincere. Io però credo che abbiamo dei ragazzi bravi, intelligenti, che hanno cuore, e quindi credo che non sarà un'impresa così grossa cercare di recuperare l'aspetto morale. È chiaro che 3 sconfitte consecutive pesano. Bene, ringraziamo Mister Manini del Luzzara, grazie. Grazie, buonasera.